Cercherò di spiegare in parole assai povere che cosa sia la relatività, quella generale, per consentire a chi è timido in questi argomenti di capire, ma anche per consentire a chi non è timido ma è troppo calato nel dettaglio di afferrare la condizione generale che sfugge. La relatività esiste tra la massa, che ha un contenuto di energia, e può essere in due modi: quella interna e la sua energia cinetica di movimento. Einstein sostiene che quando una massa è lanciata alla velocità della luce è infinita, cioè raggiunge il valore assoluto. E quindi prende una massa, la lancia in valore assoluto alla velocità C elettrica e poi C magnetica, che è inversa a quella elettrica. Infatti in ogni filo, se la corrente passa in maniera elettrica da una parte all'altra, così da questo lato a questo, il campo magnetico intorno al filo passa nel senso inverso. Le due velocità C uguali, quella elettrica e quella magnetica, che sono entrambe la massa infinita, perché arrivata a quel livello lì della velocità della luce, determina il valore assoluto intero dell'energia contenuta in quella massa. Ebbene, tutto ciò andrebbe bene se noi avessimo che tutta la massa è lanciata in quella cinetica elettromagnetica, cioè sia in un verso che nell'altro simultaneamente. Ma non è il caso che si ha in natura, quando la velocità C è misurata da quella della luce. Perché la velocità della luce è un fenomeno che accade nella nostra natura, che ha le condizioni di essere spazio-temporale in ogni sua componente, sia in quella dell'area, del flusso, sia in quella del flusso. C'è sempre spazio-tempo sia nella sezione sia nel flusso. Dire che c'è spazio-tempo nella sezione significa dire che c'è più dell'unità dello spazio, e quindi non abbiamo l'unità dello spazio, perché c'è del tempo anche dentro la sezione. Essendoci del tempo, non avremo mai lo sviluppo di tutto il volume solo nella linea del flusso. Vi spiego in termini molto semplici che cos'è. Prendiamo un metro cubo che è composto di 1000 decimetri cubi. Ogni decimetro cubo è l'unità della massa. Se noi l'unità della massa la vogliamo lanciare in una unica direzione, in un solo verso, dobbiamo smontare quei 1000 decimetri cubi, metterli uno di fianco all'altro. Ne avremo messi uno di fianco all'altro nel numero di 1000. Ora abbiamo la presenza del volume di un metro cubo che si è sviluppata tutta in lunghezza e che interessa una sezione di un decimetro quadrato. Possiamo esprimere in velocità tutta questa presenza se quella superficie percorre quella lunghezza nell'unità del tempo. Ora noi partiamo dall'unità proprio del nostro volume. E quanto vale questa unità? Vale 1. Ma in massa? In massa vale 3, perché la massa di questo volume
si esprime simultaneamente in modo reale, ossia solo nella crescita del tempo, sia nella X, sia nella Y, sia nella Z. Quindi equivale alla massa di 3 metri cubi. Poiché noi li possiamo sviluppare in lunghezza, possiamo mettere un metro cubo dietro l'altro e dire che questo flusso deve passare in un secondo. Allora la velocità di un metro quadrato percorre 3 metri in un secondo. Ora c'è una legge generale della fisica che riguarda anche l'elettromagnetismo, è una legge generale, che dice che quando noi abbiamo un certo volume che passa, ma lo facciamo passare in una sezione più piccola, di tanto è ridotta la sezione, di tanto è accelerato il passaggio in velocità. Quindi se noi partiamo dalla velocità di 3 metri cubi a secondo come volume, che in linea di flusso sono la velocità della sezione pari a 3 metri al secondo, se riduciamo la sezione 10 alla 8 volte, il flusso deve velocizzarsi 10 alla 8 volte e deve diventare, quindi, passando da 3 per 10 da 3 metri al secondo a 3 per 10 alla 8 metri al secondo. 300 milioni di metri al secondo deve diventare, ed è la velocità di una superficie. Ridotta a quanto? Avevamo un metro quadrato che lo abbiamo ridotto di 10 alla 8. In sostanza lo abbiamo ridotto a 10 al quadrato unità atomiche. 10 al quadrato unità atomiche è proprio la sezione unitaria atomica 1 considerata in tutto il suo ciclo 10. E quindi 10 per 10, 10 al quadrato, quindi la sezione unitaria del ciclo atomico, ha uno sviluppo in velocità esattamente di 300 milioni di metri al secondo. Questa è la velocità unitaria C, perché è la velocità del ciclo unitario atomico nella sua sezione 10 al quadrato. 10 al quadrato è un metro quadrato ridotto di 10 alla 8 volte e che quindi si velocizza per 10 alla 8 volte e i 3 metri lineari percorsi al secondo diventano 10 alla 8 volte più veloci. Questa è la velocità ideale. Vedete benissimo che il numero 3 si è semplicemente presentato a un livello molto più espanso perché noi abbiamo ridotto la sezione. Con la luce non è fatto così, perché avendo la luce reale, una sezione che è reale e che quindi non è 10 al quadrato unità atomiche, ma è di più, poiché questa è la realtà, nella sua realtà, il flusso percorso è inferiore, perché noi non abbiamo un metro quadrato di sezione, ma abbiamo 1,00069225 metri quadrati di sezione. E quindi, essendosi maggiorata la sezione, ora il flusso è inferiore. Quindi non abbiamo lanciato su una linea tutta la massa. Ripeto, noi lanciamo tutta la massa in una linea, quando siamo partiti dalla massa 1000, se prendiamo quel 1000 e
lo mettiamo tutto in una sequenza lineare, allora sì, abbiamo il 1000 percorso da una superficie che nel caso nostro era un decimetro quadrato per 1000, quindi sono 1000 decimetri cubi, ossia un metro cubo. Non è il caso, come vedete, della luce reale. L'errore compiuto dai fisici, dunque, è stato quello di considerare che tutta l'energia di quella massa stia nella sua accelerazione c al quadrato. Ma in sostanza non è così, perché tutta la massa dovrebbe esserci quando si moltiplica per il valore unitario elettromagnetico della massa messa in relazione al volume del flusso, quello unitario, ossia proprio messa in relazione a quel 3 per 10 alla 8 metri al secondo come valore C, che, ripeto, non è un valore di flusso reale, ma è un valore di flusso ideale, che non esiste in natura, perché è riferito a una virtuale sezione 10 al quadrato che presenta soltanto spazio e non presenta tempo dell'unità. Ora, questo è il problema che oggi impedisce di unificare la fisica, perché la fisica in sostanza sta usando due unità e non una sola per esprimere le stesse cose. Una unità la usa nel metro, che è messo in relazione proprio al valore di 300 milioni di metri al secondo. E invece poi attua in natura la velocità reale, che è inferiore a causa della sezione reale maggiorata. Infatti metro, chilo, secondo furono fissati, e quindi quando una cosa è fissata quella deve valere sempre in tutte le sue future relazioni, altrimenti se ne introduciamo un'altra e introduciamo una mancanza di unificazione. Come fu definito il metro in relazione al chilo e in relazione al secondo? Nel rispetto del ciclo 10 che doveva avere la massa. La massa doveva spostarsi, doveva appartenere a un ciclo totale 10, e quindi fu immaginata in un decimetro cubo. Non esisteva neanche ancora, bisognava calcolarlo. Questo decimetro cubo era contenuto in uno spazio 10 volte per ogni lato della sua dimensione cubica, quindi in un metro cubo. Quindi si partì dal volume messo in relazione alla massa. Si decise di usare il modello reale della massa contenuta nella Terra, che è controllabile nel tempo intero di una sua rotazione. Quindi potevamo ricorrere al meridiano e al perpendicolare equatore, riferendo al meridiano in un certo senso lo spazio e a quanto accadeva poi nella rotazione dell'equatore il tempo, ma purché si esercitassero le stesse condizioni fondamentali, che un quarto di arco fosse il tempo e tre quarti fossero lo spazio. Questo nel rispetto dei valori risultanti dalla trigonometria, che mostra tutte le variazioni contenute in un angolo retto. Gli altri tre, che compongono l'angolo giro, sono spostamenti di quella presenza unitaria data dall'angolo retto, quindi sono il suo spazio di spostamento nell'angolo giro. Quindi fu deciso che, visto che era unitario l'arco di un quadrante retto, quell'arco
dovesse esprimere la massa in modo unitario, tanto che la sua base non fosse uno, ma fosse il suo ciclo intero 10. Quindi 10 elevato a 10 doveva essere il valore unitario della massa, pari a decimetri cubi. Il totale del meridiano naturalmente sarebbe stato 4 volte questo. Ora, capita la volumetria di questo arco, lo si calcolò in metri, perché l'unità dello spazio doveva essere riferita al metro. Il metro ne conteneva 1000, quindi 10 elevato a 10 fu diviso per 1000 e si risolse in 10 elevato a 7, ossia a 10 milioni. Quindi l'arco era 10 milioni di metri e il seguito degli altri 3 portava a 40 milioni di metri la lunghezza della Terra, che erano sia metri sia metri cubi. Erano 40 milioni di metri cubi affiancati a fare la lunghezza del meridiano, avente una sezione virtuale di un metro quadrato. Tutto ciò, poiché il tempo della presenza era sempre un decimo del suo ciclo, doveva corrispondere alla presenza in un decimo di tempo, ossia in un decimo di secondo. Quindi il secondo doveva essere collegato a 10 giorni. Quindi la presenza 4 per 10 alla 7 diventava 4 per 10 alla 8. E calcolando solo i 3 dello spazio, i 3 dello spazio diventavano 3 per 10 alla 8 metri cubi al secondo di presenza nel tempo 10, della presenza di 10 giri. Ma in relazione alla velocità lineare della sezione di un metro quadrato, sarebbe stata una velocità non espressa in metri cubi di volume, ma in metri lineari percorsi dalla sezione. E quindi dalla presenza del volume legato a 10 giorni della Terra fu ottenuto il quantitativo di una velocità nel tempo 10 pari a 3 per 10 alla 8 metri al secondo. Il metro ha in se stesso questo fondamentale bisogno e allo stesso modo ce l'ha il chilo, che fu assunto in un decimetro cubo di acqua a 4 gradi centigradi, poi trasformati nel peso di una barretta di platino iridio, perché l'acqua, se si scalda o si raffredda, muta il suo volume e quindi muta anche la sua massa e quindi il suo riferimento. Però idealmente doveva essere l'acqua. E per quale motivo? Perché anche l'acqua doveva essere l'elemento in cui il rapporto tra la massa e l'energia fosse 9 a 1. E infatti così lo è. La massa dell'acqua, la molecola dell'acqua, è 18 unità atomiche. 18 unità atomiche date dalla presenza di 16 unità atomiche per l'atomo di ossigeno e di 2 unità atomiche per l'atomo di idrogeno. 16 più 2 sono 18, però messe in relazione al valore unitario dato dall'idrogeno, e qui ne abbiamo 2, 18 diviso 2 era equivalente al rapporto 9 a 1 tra l'energia dell'insieme della molecola in movimento e la pura presenza per ciascuna
delle masse dell'idrogeno presenti e aventi il valore unitario ciascuna. Quindi l'acqua era l'elemento ideale per non cambiare quei rapporti 10 a 1 che messi in relazione poi erano 9 a 1 che erano collegati allo spazio o alla massa. Infatti la massa 1, se percorre il ciclo 10, ha 1 come occupazione e 9 spazi di vuoto per potersi muovere. Quindi ha l'energia 1 e 9 come cinesi. Se noi vogliamo avere tutto il valore pieno, esatto, della cinesi, deve essere nel valore 9. E questo è un valore che ci risulta dalle proposizioni iniziali. Se C2, che dovrebbe essere tutta l'espansione, misurata in realtà non ci porta a un valore 9, ma a un valore leggermente inferiore, pari a 8,98755, è evidente che abbiamo a che fare la massa di un certo volume in movimento che non è stata messa unitariamente una dietro l'altra, ma riferita a una sezione superiore a quella dell'unità, perché il valore unitario della massa è 300 milioni di metri cubi, rimangono 300 milioni di metri in lunghezza solo a condizione che la superficie sia 1. Se la superficie reale è più di 1 e deve esserlo perché contiene anche tempo dell'unità, è evidente che tutta la massa non è espressa semplicemente nel flusso, perché non è unitaria nella sezione. E ve l'ho detto, non abbiamo 1000 metri di flusso, 1000 decimetri cubi di flusso, se non li riferiamo a un decimetro quadrato. Perché se prendiamo non la sezione di un decimetro quadrato, ma di un metro quadrato, con lo stesso volume avanza solo di un metro. Quindi, se la fisica vuole risolvere un gravissimo problema, che è quello di unificare l'energia con la massa e togliere di mezzo l'unica cosa che rimane per l'unificazione della fisica, deve attuare la comprensione della relazione di Einstein, che è valida, ma ha una C che deve essere la velocità unitaria, ossia quella riferita a un fronte unitario, ossia quella riferita a un ciclo atomico che sia 10 al quadrato. Ma in quelle condizioni, quando la sezione del flusso è quella unitaria del ciclo, ossia 10 al quadrato, il volume totale, abbiamo visto, deve muoversi e si muove rispettando il numero 3 della triplice presenza che presenta la massa, in quanto in un metro cubo la massa simultaneamente si esercita in 3 linee avanzanti nel tempo, in 3 versi. Quindi è un metro cubo che nella sua massa avanza nel tempo sia nel verso X, sia nel verso Y e sia nel verso Z, come se fossero 3 metri cubi. Direte, perché questo 3? Perché in sostanza ci potete arrivare da un modello puro. Qual è l'unità della massa contenuta nell'unità dello spazio? Abbiamo capito, è 10 al cubo. Ma in questo modo 10 al cubo
rappresenta solo la massa reale, ossia quella che avanza nel tempo. Non è tutta la massa, c'è anche la massa immaginaria, che è essa pure 10 al cubo, ma avanza in negativo. Se noi volessimo calcolare tutte e due, non possiamo considerarle uguali. Perché 10 al cubo e 10 al cubo sono uguali, ma quello che contraddistingue la massa nel senso positivo e la massa nel senso negativo fa sì che le due masse devono essere non solo uguali, ma anche contrarie. E come si fa a rendere contrario il valore 10 al cubo della massa reale? Si adotta un sistema di calcolo che sia opposto a quello rappresentato da 10 al cubo, che è una potenza basata sul 10. Bisogna attuare un calcolo che sia quello che abbatta la potenza 10, ossia dobbiamo usare il logaritmo di 10 al cubo, logaritmo decimale. Quando noi applichiamo il logaritmo decimale di 10 al cubo, stiamo finalmente considerando la quantità 10 al cubo nel modo uguale e contrario a quello della potenza 10 al cubo. Ma il logaritmo di 10 al cubo ha per risultato 3. Quindi 3 per 10 al cubo rappresenta il contenuto totale che è simultaneamente lanciato nei due versi opposti. E per risultato abbiamo un valore della massa che si esprime su tre linee componenti. Ma quel 3 per 10 al cubo non è altro che lo stesso 10 al cubo espresso nel modo contrario del logaritmo decimale, che trasforma una potenza nel suo solo indice. Quindi abbiamo che 3 per 10 al cubo è un valore complesso di due inversi, spazio-temporale, e rappresenta il positivo tenendo debitamente conto di quel negativo cui è relativamente riferito nella sua dinamica. Se i fisici accetteranno umilmente l'aiuto che un povero architetto gli dà, usando la ragione, unificano la fisica. Se si arroccano nella loro assurda operazione di ritenere che il valore assoluto della massa è raggiunto esclusivamente dalla velocità della luce, e hanno la pretesa di trovare questo valore assoluto da un'esperienza reale, non si rendono conto che violano una delle condizioni essenziali della loro scienza. Un valore assoluto non può mai essere il risultato di un'esperienza reale. È una condizione posta assolutamente all'origine. E invece loro hanno la pretesa di trovare un valore assoluto, ossia lanciato tutto quanto in una scomposizione del volume, in un'area e in un flusso, in un'area unitaria e in un flusso, una scomposizione virtuale che non può accadere in realtà, perché in realtà, come ho detto, sia la sezione è reale, sia il flusso è reale. Di conseguenza, poiché la sezione reale è maggiore di 1, perché contiene anche il tempo dell'unità e quindi un valore decimale aggiunto, è maggiore di 1, e di conseguenza nella linea del flusso non avremo mai tutta l'espansione della massa, perché una parte della massa si sarà espansa sulla sezione.